Amici telespettatori, amici dei social, benvenuti alla puntata numero 227 di Punti a Capo. Io la chiamerei Speciale Estate e per questo Speciale Estate di Punti a Capo ci andiamo a trasferire a Canicattini, dove c'è una bellissima estate organizzata già dal 6 luglio e che proseguirà ancora per tanto tempo. E stamattina nei nostri studi qui a Tele1 Tris c'è stata una piccola invasione di Canicattini, rappresentata molto molto bene. E cominciamo dai due ospiti che occupano la postazione di Punti a Capo, che andiamo a salutare come sempre con un sorriso e una stretta di mano. Benvenuta sindaco, Buongiorno, buongiorno. benvenuto maestro. Per quei Salve. pochi che non avessero riconosciuto i personaggi che ci sono alla mia sinistra, il sindaco di Canicattini, che non chiamerò mai sindaca come si usa in questo periodo, Marilena Miceli. Bentornata Marilena, Grazie, è un bentornata. piacere. Rino Cirinà, una vecchia conoscenza mia di Tele1 Tris e soprattutto del mondo musicale, maestro di musica, maestro di jazz, insomma, se si dice jazz nella provincia di Siracusa, il nome è Rino Cirinnà. Ho visto che Grazie, presentazione che ti ho grazie, grazie, fatto. grazie. Iniziamo la puntata perché ho avuto il piacere di ospitare Canicattini, perché fuori dal palcoscenico di Punti a Capo, come si dice nel retrobottega o come quelli che sanno parlare bene nel backstage, ci sono altri due autorevoli personaggi, assessore Loretta Barbagallo, che insomma, come dire, ti collabora in tutto, Marilena, mi pare di aver capito. Io non mi sono Sì. scritto quali sono le sue rubriche, però mi pare che ti. E poi il maestro Nello Listro, che è il direttore del gruppo bandistico, mitico, il gruppo bandistico mitico. Ma direi di iniziare la trasmissione parlando del terzo Festival Culture del Mediterraneo, caro Rino, che è un po' l'erede del Festival del Jazz È di un po' Canicattini. un'evoluzione, noi ad un Di che certo si punto. tratta? Bah, si tratta di un festival che vuole andare oltre il jazz, quindi che parla di teatro, di cultura Di del culture, Mediterraneo in appunto, di generale, tutto, sì. sempre Io culture popolari, quindi etnico, jazz, leggo comunque. jazz, folk, blues, danza, teatro, cibo, caspita, cibo. E Sì, anche. sostenibilità? Beh, sostenibilità, insomma, è una parola un pochino importante, però noi ci proviamo. L'ultimo giorno parleremo della rete museale, quindi avremo degli ospiti che parleranno del territorio, della Caspita. sostenibilità Caspita. del territorio. È tutto legato al buon cibo, ovviamente, questo non può Beh, noi mancare mai. siamo sicuramente leader come Sicilia, insomma, nel mondo su Io ho questo. letto vari ospiti, come sempre, in questa terza edizione che andrà in onda, diciamo così, a Canicattini, andrà in scena proprio a cavallo della settimana di Ferragosto, dal 13 al 18, il Dal periodo 13 al migliore. 18, sì. Beh, avremo due o tre artisti di grande valore, pur con grande difficoltà, perché insomma sappiamo benissimo la situazione anche delle amministrazioni pubbliche, però riusciamo sempre a fare delle cose insomma importanti. Quindi avremo John Coliani, mitico pianista di Mel Tormé, Caspita. Lionel Hampton, quindi americano. Poi faremo una bella serata il 14 dove parleremo della Luna. Ecco, questo mi incuriosisce, Lunatica, Jazz on the Moon, Jazz suppongo. on the Moon, sì. Uno spettacolo tra teatro e musica ispirata alla Luna per il 50° anniversario dell'uomo che è Sì. salito sulla Luna. Beh, avremo questi due attori, fra cui Massimiliano Cutrera e Nicoletta Buonaiuto, che hanno fatto un po', hanno pensato alla Luna in questo viaggio inverso, quindi non verso la Terra della Luna, ma verso la Luna e verso la Terra. E quindi noi musicalmente con Alessandro Lanzoni, che è uno dei pianisti più importanti che abbiamo in Italia, giovanissimo, che adesso vive in Francia, e suoneremo dei brani che, su tematiche che riguardano la Luna, quindi Fly Me to the Moon, Bellissimo, oppure bellissimo. anche canzoni napoletane. Ferragosto? Che facciamo a Ferragosto è il Ferragosto e territorio, Canicattini? Ferragosto è il territorio. Ferragosto abbiamo questa band che si chiama King King and and the Groove, Groove. sono dei giovani del Ah, mi viene territorio facile a siracusano. me perché ce l'ho scritto qui, perché i nomi sono molteplici. Sono dei giovani musicisti però affermati nel territorio che quindi ci faranno ascoltare del buon blues, funk,
La chiusura è molto interessante, appunto quando dicevamo della sostenibilità. Linguaggi culturali del Sud, Museo Tempo, Rete quindi museale. la rete museale, però poi vedo che ci sarà anche un proseguo, quindi La roccia e il conto del fiume, che è un documentario. Poi alle Documentario. 19:15 la tavola rotonda, oltre le municipalità, come costruire un distretto territoriale. Questo lo chiedo al sindaco, perché vedo che negli interventi c'è una tale Marilena Miceli, non so se lei la conosce, sindaco. Sindaco, a parte gli scherzi, come si fa veramente a gestire un territorio così? Allora, noi abbiamo avuto già da qualche anno la certezza e la consapevolezza che le singole municipalità non hanno più motivo di esistere, o comunque singolarmente hanno delle serie difficoltà già nella gestione dell'ordinario. E quindi proprio in prospettiva, in ottica di territorio, di forza di territorio, del ruolo che si vuole far recitare al territorio in un contesto globale ampio, siamo comunque riusciti piano piano a costituire appunto questa rete tra municipalità, questa federazione di municipalità e blee, e a questo nella prospettiva culturale di valorizzazione del territorio abbiamo, con l'utilizzo di fondi comunitari, istituito effettivamente la rete museale. Quindi con l'ultima programmazione si è costituita la rete museale, una rete tra musei etnoantropologici della provincia di Siracusa, quindi abbiamo Canicattina, abbiamo Palazzolo, Sortino, Floridia, Solarino, Cassero, Ferla, Bucchieri e Buscemi, perché al centro di questo l'obiettivo importante è far leva su questo patrimonio naturalistico eccezionale che abbiamo, che è appunto la Valle dell'Anapo, che è Pantalica, e quindi è stata costituita effettivamente la rete museale. A questa rete museale è stata data appunto l'onere e l'obbligo di far veicolare le eccellenze sia naturalistiche del nostro territorio, ma anche culturali ed enogastronomiche. Il tutto abbiamo poi quest'anno fatto sì che la rete museale, con la partecipazione al bando dell'assessorato ai beni culturali, sia dell'Ecomuseo, quindi per ottenere il riconoscimento di Ecomuseo, ma anche al bando di finanziamento per la scuola degli antichi mestieri, il comune di Canicattini è stato destinatario di finanziamento per l'avvio della scuola degli antichi mestieri, gestita dalla rete museale. Quindi il 18 faremo un po' un focus sulle tappe che sono state fatte in questa ottica in questi anni, e il fatto che adesso sia arrivato il momento di far decollare, proprio far rendere fruibile a 360 gradi ciò che è l'immagine del nostro territorio, che è quello che abbiamo voluto costruire in questi anni. In quella stessa giornata c'è una proiezione di cortometraggi sul cibo corto, quindi ecco che Perfetto. torna così a galla Quindi il problema. eccellenze del territorio, paesaggistiche, culturali, artistiche, enogastronomiche. Maestro Cirinnà, non Sì. è soltanto musica, quindi non è soltanto jazz, insomma, Ma ci apriamo no. a 360 gradi appunto verso tutte le culture del Culture del Mediterraneo. Mediterraneo, non so, noi siamo in fase embrionale, perché abbiamo avuto l'idea, abbiamo capito che il futuro deve essere eterogeneo anche nell'arte, o di contaminazione. Chiaramente siamo in trincea, perché sappiamo benissimo che la cultura in questo momento sono poche le amministrazioni. Io, insomma, sono uno che gira molto. Sicuramente Canicattini, sempre grazie al sindaco e ai sindaci precedenti, hanno sempre una grande sensibilità. Sicuramente siamo riusciti noi operatori culturali a trasmettere l'idea che la cultura è fondamentale per la crescita di una comunità. E loro hanno sempre recepito bene questo, e quindi riescono molto semplicemente, anche in maniera con entusiasmo, a sposare questo tipo di attività culturali. Sindaco Miceli, la cosa più importante alla fine, non la più importante, più storica di Canicattini, quando si parla di Canicattini si parla di gruppo bandistico. Ormai siamo da tempo a livello internazionale, siamo arrivati, pensate, telespettatori, alla 37ª edizione del raduno bandistico Città di Canicattini. Poi ne parleremo un attimo col Col direttore direttore del artistico. corpo bandistico. Mamma mia, 149 anni. 149 anni di storia musicale e bandistica a Quante Canicattini, generazioni sono passate? tantissime Infinite. generazioni. Abbiamo appunto la longevità del nostro corpo bandistico è legata un po' alla cultura che è insita in ogni canicattinese, no? Abbiamo sempre detto che a Canicattini una porta sì, una porta no, all'interno vi è un musicista. Musicista. Ma per questo negli anni si è anche cercato comunque di allevare, e quindi le piccole
le giovani generazioni anche sotto l'aspetto musicale e bandistico, creando appunto linfa per alimentare il corpo bandistico con la presenza e quindi il sostegno continuo e costante alla scuola di musica. Quindi la scuola di musica è un'ottima palestra di formazione primaria per tutti quei musicisti che poi transitano all'interno del corpo bandistico e che comunque vanno poi ad accrescere le file appunto dei musicisti all'interno della nostra città. L'anno prossimo il corpo bandistico compirà 150 anni, Un secolo e quindi mezzo, un secolo e dico con enfasi, un mezzo secolo e di mezzo. passione, di arte, di cultura, di dedizione, perché proprio la cultura bandistica è una cultura del vivere. La comunità sotto l'aspetto appunto musicale e bandistico. L'anno prossimo il direttore del corpo bandistico, ma tutto il consiglio di amministrazione, già a partire da questo periodo invernale, quindi a iniziare dall'autunno, hanno già previsto tutta una serie di attività che ci porteranno poi al periodo estivo, quindi alla mega festa e all'exploit del festeggiamento del 150° anno. Quindi sarà un anno di attività culturali, artistiche legate appunto a questo compleanno speciale del corpo bandistico. Insomma, siamo più o meno a metà trasmissione, Sindaco. È arrivato il momento di presentare gli altri ospiti, quelli che sono nel backstage che ci stanno guardando, che abbiamo intervistato subito prima della trasmissione. Quindi andiamo, prego la regia, di mandare in onda appunto l'intervista con l'assessore Loretta Barbagallo, anche qui chiamiamo assessore e non assessora, Dio mio. Sport, spettacolo, No, turismo. turismo, cultura e spettacolo Certo. e collegamenti con le associazioni Avete sempre del una decina di territorio. rubriche voi al Sì, Comune di sì. Canicattini e poi il direttore artistico e soprattutto del gruppo bandistico Città di Canicattini, Nello Listro, andiamoli a sentire. Allora, il set è pronto, fra poco avremo gli ospiti di Punti a Capo, il sindaco Rino Cininna, però io vorrei dare già delle anticipazioni con altri due ospiti della trasmissione, così che ci seguiranno nel backstage. Iniziamo dall'assessore Loretta Barbagallo, che collabora al sindaco per lo spettacolo, il turismo, eccetera. Insomma, una bella fatica quest'estate, assessore. Buongiorno a tutti, sì, una bella fatica, ma devo dire che questo è lo spirito giusto per portare avanti appunto le iniziative che noi ci siamo proposte. Sono ben lieta di ospitare tutti appunto gli ospiti che vogliono venire a visitare la nostra cittadina con tante belle iniziative che partono dalla musica al teatro, alla danza e ai percorsi enogastronomici. Quindi invito tutti a visitarci, anche il clima ci accompagna nella nostra piccola Canicattini e siamo sempre con la nostra ospitalità, lieti di accogliervi tutti. Mentre col direttore del Raduno Bandistico, insomma la mitica banda musicale di Canicattini, Nello Listro, siamo quasi a 150 anni. Esatto, 150 anni e organizziamo il 37° raduno all'insegna dell'innovazione e della tradizione. Tradizione per la presenza di alcune formazioni come la banda di Ciminna, storica, e innovazione per la presenza e l'organizzazione dei master che impegnano grandi professionisti come Tomasoni, prima tromba del Royal Orchestra di Amsterdam, o Gioacchino Giuliano, prima tromba del Teatro Massimo di Catania, ma anche Paolo Miceri nel clarinetto, anche lui di esperienza orchestrale e docente universitario. E, il raduno al 22 con l'esibizione di questi eccezionali solisti. Il 23 praticamente ci sarà un gemellaggio con la Filarmonica di Modica che unita alla banda di Canicattini daranno vita alla musica creando una formazione di oltre 120 elementi. Il sabato la banda di Cimin ospite d'onore insieme a un'altra formazione dell'Unione Madonie. E poi la domenica la banda organizzatrice, la banda di Canicattini Bagni e sicuramente la banda dei Bersaglieri garantiranno lo spettacolo. Allora, Sindaco, abbiamo sentito gli altri ospiti, insomma, siamo, come possiamo dirlo che Canicattini è sicuramente una delle migliori espressioni, certo sarei di parte, quindi direi di sì, lo dico io, è una delle migliori espressioni dell'estate della provincia di Siracusa. Canicattini in questi anni ha tenuto con i denti, si è tenuta aggrappata con i denti appunto a questa stagione estiva. Non nego che le difficoltà sono tantissime, ne abbiamo parlato precedentemente, no? Quando sono stata qui ospite vi ho un po' delucidato sulle difficoltà che ci sono all'interno dei comuni e degli enti locali già per garantire l'ordinario. Però nonostante ciò si fa comunque fronte comune, no? Come si riesce
a realizzare un cartellone estivo che va dal mese di luglio al mese di settembre con tutti i limiti del caso e con tutte le difficoltà, facendo fronte comune, quindi l'amministrazione investe delle risorse pubbliche e lo fa mettendo delle risorse pubbliche in mano appunto ad associazioni, a professionisti del settore che riescono a spendere la loro professionalità e quindi la loro nomea per far sì che con quelle poche risorse si abbia la massimizzazione della presenza, quindi del calibro degli artisti, ma lo si fa anche con la collaborazione quindi delle associazioni ma anche delle attività produttive. Ogni anno il cartellone estivo è grazie al contributo da parte delle attività produttive, no? Nel 2015, tra il 2015 e il 2016, quando si è verificato comunque questo drastico taglio delle risorse ai comuni, i nostri eventi inizialmente, quindi il Raduno Bandistico e Festival Jazz, erano entrati a far parte dei grandi eventi della regione siciliana, eventi che poi il governo Crocetta ha cancellato e quindi noi tutti sappiamo queste storie, purtroppo oramai, abbiamo dovuto far di necessità virtù. E allora l'amministrazione dell'epoca, io tra l'altro in quell'amministrazione ricoprivo il ruolo di assessore allo spettacolo, quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù e quindi abbiamo percepito, oggi il Sole 24 Ore rilascia comunque degli studi dicendo che le aziende hanno capito di quanto sia importante in termini di marketing e visibilità investire in cultura e in eventi culturali. Diciamo che a Canicattini, forse per la necessità che si era verificata già dal 2014-2015, noi abbiamo un po' anticipato, quindi abbiamo coinvolto le attività, tutte quelle imprese che forniscono servizi al comune, abbiamo cercato di stimolare loro in termini di marketing questo aspetto importante, quindi abbiamo fatto sì che anche loro contribuissero economicamente e finanziariamente alla realizzazione di tutti gli eventi estivi. Questo un po' è il mix che siamo riusciti e che ci consente e ci ha consentito in questi anni, con tutte le difficoltà del caso, di comunque mettere in piedi un cartellone estivo che possa essere da richiamo per tutti i visitatori provenienti dalla provincia ed oltre. Andiamo a concludere, voglio ricordare, perché mi fa molto piacere ricordare, quando eri assessore, il sindaco era Paolo Menta. Ciao Paolo, sicuramente ci starei seguendo. Rino, intanto con un sindaco così vulcanico è più facile fare tutto, suppongo, voglio credere, no? Tu cosa ne pensi? È divertente discutere di alcune, insomma, di culture, quindi ci si confronta bene. Ma lo diciamo ai telespettatori da quanto tempo suoni? Così si scopre l'età, che suoni da bambino. Io suono da 49 anni. Ah, ecco, quindi è iniziato in fasce più o meno. Ne ho 55. Insomma, è iniziato quasi in fasce. Sì. Dopo questo sforzo non indifferente degli impegni con Canicattini, qual è il tuo programma? Ma il mio programma è un programma di produzione. Abbiamo prodotto insieme a... Ne approfitto che sei qua. L'orchestra del territorio, che si chiama la Sud-Est Jazz Orchestra, abbiamo prodotto interamente insieme a Maurizio Giammarco, che è un grandissimo artista, composizione originale, un'opera su Archimede, che verrà fuori nel 2020, la mia etichetta discografica che è l'Archimede Records, avrò un incontro con Believe Digital, che è una delle più importanti case di distribuzione digitale, sede a Siracusa. Stiamo cercando anche di fare rete in quella maniera lì, poi sto pensando una cosa molto bella per Siracusa, a maggio non ne parlo, poi ne parleremo. Ce la svelerai più avanti. Malta, di cui io lavoro da molti anni, da un po' di anni, il Portogallo. Insomma, tante cose importanti. Insomma, tante cose belle che comunque c'è la grande volontà di portarle qui come riferimento. Sul territorio. Sì. L'ultima domanda al sindaco, ma prima, come sempre, diamo la linea alla regia per mandare in onda i contatti della trasmissione che vedete in sovraimpressione, con il numero telefonico della redazione, l'indirizzo di posta elettronica e quello email personale, dove potete sempre di più rivolgervi per informarvi sul nutritissimo cartellone dell'estate canicattinese. E torniamo dalla sindaco Marilena Miceli. Che bella estate a Canicattini. Oggi è 10 agosto, il giorno di San Lorenzo. Che fai stasera? Che stasera si fa stasera? Sarà uno spettacolo teatrale, perché il 16° Festival del Mediterraneo, quindi il cartellone estivo canicattinese, è caratterizzato da danza, teatro, abbiamo musica, abbiamo raduno bandistico, Festival Culture del Mediterraneo, eventi culturali al museo, eventi culturali in biblioteca, enogastronomia con le sagre
che quest'anno abbiamo sperimentato di fare in piazza, quindi le sagre dei quartieri storici, quei quartieri che mettono in piedi, e quindi la realizzazione del Palio San Michele, quindi del quest'anno 34esima edizione, sono eventi longevi a Cani Cattini. E quindi questa sera ci sarà uno spettacolo teatrale, quindi della compagnia teatrale, delle compagnie teatrali locali. Quindi avremo la bella temperatura, la bella aria, e avremo modo con questa commedia dialettale di poterci divertire. 10 secondi, ma non ce n'è bisogno, perché in questi giorni Cani Cattini è stracolma. Questa è la telecamera, sindaco. Un SOS, un richiamo verso il paese in questi giorni meravigliosi d'estate. Noi in questi anni abbiamo cercato appunto di ritagliarci questo ruolo di paese, dove poter venire a trascorrere delle serate all'insegna del buon cibo, della buona musica, della cultura, del divertimento e soprattutto del buon paesaggio, della buona aria. Quindi noi siamo sempre lieti di ospitarvi e di essere a servizio appunto della crescita culturale del territorio, ma essere anche uno specchietto per appunto mettere in evidenza ciò che di eccellenza è il nostro territorio. E noi condividiamo pienamente l'appello del sindaco, cari telespettatori. Grazie, mi è piaciuto moltissimo avere Cani Cattini così rappresentata in trasmissione. Grazie al maestro Rino Cininna di essere venuto in trasmissione. Grazie al sindaco di Cani Cattini, Marilena Miceli, di essere tornata, è stato veramente un piacere. E come sempre, grazie a voi telespettatori che avete seguito questa puntata, ai quali do appuntamento a un altro incontro con Punti a Capo, ovviamente dopo la pausa estiva. Grazie, arrivederci e a risentirci da Punti a Capo.